Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video nuovo. Rispondiamo agli hater, cosa che io non farei mai, ma lui ha voluto fare questa cosa, quindi per la prima volta ho aperto i commenti, i miei post. Cioè, sono andata in fondo nei commenti. Sarà post. Divertente. Va bene, iniziamo. Sarà divertente. Ci ho messo un bel po' a trovarli in realtà io, soprattutto su YouTube, che non abbiamo trovato. Sì, su YouTube praticamente. Quindi siete stati bravi. Mi voglio bene. Però qualche frustatello c'è sempre. Ora vi dimostriamo quanto l'essere umano è messo male e non dovrebbe stare nei social. Ah, in questo video, che vi lascio qui, ho fatto un video ironico dove mostravo tipo la torta che volevo per compleanno e tipo venivano fuori delle torte col trembolone e a un certo punto sbuca la mia manata sul culo di Gaia, la mia ragazza. Il commento è stato: Matteo Gencarelli, lasciamo qua il commento. Povera generazione. Tutti immersi nel porno e senza via di uscita. Allora, vabbè, il commento si commenta da solo, diciamo. Immersi nel porno, allora... Ne sono io solo queste robe. Lei è il porno, la mia ragazza è un porno. Il bro, due ragazzi fidanzati li ha visti solo sui porno, quindi... Cioè, può essere che la sua prospettiva sia un po' alterata. Però... Matteo, mi dispiace, devi cercare di rifarti un po'. S trattino basso Macrome, non lo so. Mi scrive: come se i video non si potessero comunque modificare. Vi lasciamo qua il video, vi prego, poi commentate voi. È un video normalissimo, senza nessun effetto. Va bene, questa è la mia risposta. Sì, questa è la sua risposta e la mia è che c'erano tanti commenti così sotto il video e tipo la gente deve trovare qualsiasi modo per credersi meno brutta di quanto... Sì, il fatto è che le persone devono sempre sminuire qualcun altro per sentirsi superiori. Esatto. Invece... Non riescono ad accettare il fatto che magari esiste qualcuno meglio di loro, messo meglio di loro e devono... hai modificato anche il video, è impossibile che sei così. Io per questo non rispondo ai commenti perché secondo me non ha senso. Ah beh, questi migliori, cioè questi qua proprio bisogna dargli il premio, il tappiro d'oro. Sotto i post, vabbè, non c'è un video in particolare, ma questi qua è un commento che ho trovato spesso, che correggono la grammatica. Cioè metti un video di un minuto con delle scritte e questo ti scrive a fianco, non a fianco, almeno l'italiano. Grande Andrea PH7! Grande Andrea! Cazzo Andrea! Il bro ha vinto! Andrea, mi dispiace. Medaglia! Avrei voluto averti come professore di italiano, però purtroppo nella vita non combinerò niente. Grandi, siete degli eroi voi. Io non riesco a rispondere. Cioè, spero che non siano commenti seri comunque quelli che scrivete sugli errori grammaticali. Filippo punto del corpo. Ah, questo è mio. Ah. Aspetta. Ho messo un video dove mostravo la tipologia di mio allenamento di petto. E stavo facendo una panca a 30 gradi al multipower. E nella descrizione del post ho scritto esecuzione lenta 2-3 secondi. Allora, spieghiamo a Filippo Del Conti che quel video di un minuto e mezzo dove facevo gli esercizi così era velocizzato. Era velocizzato. Quindi se io nella normalità faccio così e nel video faccio... È perché c'è l'1,5 per o 2 per, non è così difficile nel 2023 questo concetto. Quella del video sarebbe un'eccentrica lenta, non oso immaginare un'eccentrica normale. Ti prego di prendere in considerazione il video editing e la modifica della velocità del video. E questo vale per tutti gli altri. Fabio.volpe.1987. Già che si chiama Volpe nel cognome. Questo commento deve essere più... 1987, quindi si presume che abbia... Cioè, è abbastanza grande comunque. Quindi... Avanti. No, però vabbè. Allora, ecco anche, un'altra prospettiva. Potete guadagnare tutti i soldi che volete, ma nulla toglie mettendo in mostra il vostro corpo a scopo economico. Siete il fallimento dell'essere umano. Chi è questo? Fabio Volpe 1987. Allora. Aia. Aia, aia, aia. Crampo la caviglia. Scusate.
Ma non viene da rispondere. Comunque, rispondiamo. Che? Secondo voi tutti i modelli come vivono? Grazie alla loro immagine. Fabio Volpe vive ancora nel 1937 e l'unico modo di lavorare non è andare a zappare i campi come nel 1937, però ora ci sono altri modi per godersi la vita e vivere in modo dignitoso. Ci sono dei modi alternativi per riuscire a lavorare. Progresso. Quindi cerchiamo di progredire anche a livello mentale. Classici tipi frustrati che fanno una cosa che non gli piace e vedono altri fare una cosa più divertente. Vabbè, ottimo doping. Vincenzo Genualdo, ringrazio in realtà perché sono contento quando me lo dite, non me lo dite spesso, però questo lo prendo più come un complimento. Ah, qua avevo fatto un video, ho visto che questo era veloce, avevo fatto il video in cui dicevo tipo quattro cose da non utilizzare in palestra, tra cui c'erano i guantini, sono presi questi guantini, i leggings da uomo, cos'è che dicevo poi, altre robe. Vabbè, è partita una shitstorming incredibile. E Stefosks mi ha scritto: sì sì, vai a cagare, cerebro leso. Grande Stefosks. Chissà com'è senza ego. La cosa che mi preoccupa non è il commento di per sé, ma tutte le persone che mettono like. Cioè, questo commento ha 562 like. Cioè, vi sentite colpiti nel vostro ego? Non so, è come se una persona non dovesse più avere autostima di se stessa, cioè come se fosse una cosa negativa. Secondo me vi dovete un po' ripigliare, lavorare un pochino su voi stessi, crederci un po' di più in voi. Ci ha fatto un pochino tenerezza. In questo video è un disastro, avevo messo un video tipo, ecco come sono in realtà la mattina, nella realtà non credete come sono nei social di solito, eccetera. Mostro un video appena sveglio, proprio normale, senza effetti, senza niente, in cui mostro com'ero appunto nella realtà al 100%, dicendo che facevo schifo secondo il mio punto di vista, cioè rispetto a come magari mi vedo in pump, rispetto a come vorrei essere, dicevo che appunto la mattina così appena sveglio, sgonfio, morto, facevo schifo. E tutta la gente se l'è presa. Angelo Sanfilippo 03, psicologia inversa, ma al contrario è praticamente come autodichiararsi idioti. Oppure, che pena, ma un libro ogni tanto lo leggi? Sulle spine, faccio letteralmente schifo, virgolettato, ma quanto sei ridicolo. Dio che essere patetico, Raffaele Nemesi, ma perché mi esce sta merda? Fatto è che la persona che scrive questa cosa si è fermata a guardare il video e a commentarlo. Cioè, se non ti piace una cosa, schippa. Sì, allora partiamo dal presupposto che non era mia intenzione nel video offendere nessuno, offendere il fisico di nessuno. Capisco che magari dicendo, cioè oggettivamente magari ho un bel fisico nel video, dicendo quanto faccio schifo, voi possiate sentirvi offesi. Però non era, io parlavo ovviamente della mia percezione, dei miei standard e del fisico che vorrei avere, quindi il mi faccio schifo mi riferivo solo al mio fisico, non volevo assolutamente dire che gente con un fisico più normale o penso peggio facesse schifo, cioè non ero sentito su quello. Mi dispiace che appena vedete qualcosa che non avete e qualcuno di cui se ne lamenta fate scende mente, c'è il bruleso, c'è gente che ha standard più alti di voi e mi dispiace ma dovete accettarlo. Sono sempre sotto un video dove facevi la trasformazione dal check oversize, dal fit oversize. Continua a non fregare ad un cazzo di nessuno. 130 like. Sempre riferito al video. Io riprendo la risposta che ho detto prima in riferimento al suo di commento. Perché guardate il video? Cioè vi siete fermati. Sì, voi siete veramente assurdi. Vi siete fermati. Avete aperto la chat. Avete commentato un video della quale non vi interessa. Ma skippate, cioè io non mi fermo nemmeno a guardare un video che non mi interessa. Figuriamoci a dare dell'odio, a mettere dell'odio. Siete cioè, proprio... Non lo so. Perché? Non so neanche come definirmi. Skippa, non ti piace, skippa. Ma non è tanto non mi piace, che me frega. A che cazzo lo guardi? Chi te l'ha detto appunto, di guardarlo? Per quello dico. Se non ti interessa, skippa. Cioè, c'è tante cose da guardare sul telefono, su internet, se tu che vai a finire a guardare il video, che cazzo te ne frega? Non ti interessa, non commentare, che cazzo stai a perdere tempo a commentare? Cioè...
evidentemente non ha meglio altro da fare. Cioè, il problema è che voi non capite, che voi stando a continuare a vedere i nostri post, a commentare i nostri post, noi ci fate solo un favore, cioè noi non stiamo perdendo tempo, noi stiamo facendo contenuti. Quelli che perdono il tempo siete voi, cioè, quindi cazzo ce ne frega noi del vostro commento, sinceramente. Negativi, positivi ci fa negativi. Un sacco piacere ovviamente riceverli. Ma potete farli anche negativi, ma almeno devono essere sensati o delle critiche costruttive. Certo. No. E chi frega? A chi frega? A tutte le persone che ci seguono. Se te non frega, non seguirci. No, ma il fatto è che ci sono 130 like a quel commento. Cioè, capito? È la gente che si sente colpita dal video, frustrata. Perché? Qua ho messo un altro video che era andato abbastanza virale, dove dicevo tipo, come mai noi palestrati abbiamo sempre il testosterone alto? E ho messo tipo le clip di Dragon Ball così, perché siamo sempre ad allenarci, sempre eccetera eccetera. E Running Fast 01 e tanti altri. E questo commento c'ha pure 100 like. Cioè, focalizziamoci su quello. Chissà se scopare sono ancora capaci o sono solo interessati a gonfiarsi i muscoli. Beh, io lascio questa risposta al mio collega. Running Fast 01. Beh, Running Fast penso che... E Running Fast e tutti i 98 like, penso che dovreste correre un po' meno e... Poi il profilo verità.cruda. Ma sempre voglia dove? Che diventate più selettivi dei nazisti per farvi una... Tra polverina e altro, tutto il testosterone va via. Ma sti commenti ve li scrivete da soli, no per curiosità. 101 like. Non so se sia più preoccupante il commento di verità cruda o i 100 like. E la cosa che mi cringe tantissimo è diventate più selettivi dei nazisti. Cioè come se adesso la cosa negativa fosse scegliere la persona giusta con cui fare una cosa. A me fate molto più ridere, sinceramente fanno molto più ridere quelli che non andare bene tutto. Cioè il fatto che uno diventa selettivo e voglia ciò che si merita o una cosa degna. Mi sembra solo una cosa positiva. Questa secondo me o è una ragazza che non riesce a avere nessun ragazzo perché sono troppo selettivi, oppure è un ragazzo che non viene cagato da nessuno, poverino. Comunque è incredibile, cioè se tu non ti metti a leggere i commenti, non leggi certe cose, non ti viene neanche da pensare che certa gente possa essere messa così. Guardate, io non leggo mai commenti, mai. A parte quelli positivi, di solito schippo quando un video inizia a diventare, sotto i miei video iniziano a diventare commenti negativi, io vado. Cioè non li guardo nemmeno. Perché dovete dare negatività e mettere negatività? Cioè, sì, no. Non capisco. Ma è triste vedere come la gente, non so come... Cioè a me non verrebbe mai da scrivere un commento negativo sotto un post. Ma non perché io... Cioè, ma perché non mi interessa? Ma perché è sempre la gente che si sente indietro che deve commentare negativamente gli altri. Non verrete mai commentati dalla gente che è davanti a voi, ragazzi. Quindi, continuate pure a guardarci il culo. Sempre questo. E poi non andate a letto con la vostra ragazza perché il testosterone cala. E non sia mai il giorno dopo scendete il massimale di 5 kg. Malattie mentali e come crearle in modo sano all'apparenza. Questo vi posso assicurare che non è vero. Ragazzi, tranquilli, non allenatevi più da domani, non fate più sport, non pensate a voi stessi, non migliorate, perché vi stancate, cala il testosterone e poi non riuscite più a farlo. Per favore. Non facciamoci queste malattie mentali del voler migliorare, per favore. Hai la fronte che è l'autostrada del sole, amo. A lei questo commento. Cioè... No, ma guarda. A parte che anche se avesse la fronte alta, a parer mio non è una cosa negativa. Appunto. Però. Però se questa roba è alta, io sul ciccio lungo se questa roba è alta. Cioè, per farvi capire, no. Vabbè, tu hai la fronte alta, ho sì. Qua c'è una Mac e qua c'è la terra. Questa proprio non l'ho capita bene, quindi vorrei capirla. Roberto RS2VY. Abbiamo fatto il video io e lei. Dove io mi occupavo i macchinari lanciando la bottiglietta d'acqua. Quindi lei stava arrivando il macchinario, io lanciavo la bottiglietta per accaparrarmi prima di lei il macchinario. Vi lasciamo quel video.
Peccato che quasi ovunque sia vietato introdurle. Il bel tentativo per fare like, ma ritenta. Introdurle cosa? Le bottigliette? Adesso mi spiegate. No, spiegami tu, Robert, trattino RS2VY, dove vivi, per non poter portare la bottiglietta d'acqua in palestra. Perché io non ho mai viste palestre in cui è vietato introdurre bottigliette d'acqua. Quindi fammi sapere dove abiti che non ci verrò mai. Cringe! Cringe. Questo è un aggettivo che usate a volte sotto in video che riguardano entrambi, quindi non è nemmeno suo. E vorrei capire bene cosa definite con cringe. Antonio Rocca 3939. Cioè, io mi immagino voi che scrivete cringe tutti fieri, sperando che la nostra reazione sia questa. Cringe! Beccati questo cringe. Come dovremmo reagire? Cioè, ci fate veramente ridere. Cosa vuol dire cringe? Cioè, metto un video dove mi alleno, cringe. Metto un video dove mostro una cosa, cringe. Che cazzo è cringe? La tua vita è cringe che stai qua a commentare cringe sotto un video di una persona che nemmeno conosci. Luca Livellara. Partiamo, lasciamo quel video. Questo video praticamente era un trend che era partito, dove praticamente era il trend che è nato su TikTok, dove mettevi tra virgolette la scritta ma se ti attaccassero chiameresti la polizia? Punto di domanda. E ho fatto tipo questo trend scrivendo ovviamente di no, mostrando il mio fisico per ridere ironicamente. Questi sono i commenti. Luca Livellara trattino basso. Ma il bro sa che bisogna sapere combattere. No, non ci avevo mai pensato. Mai. Non ci avevo mai pensato, ragazzi. Cazzo, per fortuna me l'ha scritto. David Gonnella Barbosa. Sicuro che non sei un pugile, quindi probabilmente lo limoni. Raga, se non siete pugili in vita vostra, non dovete mai provare a difendervi, raga. Se non siete pugili, cosa vai a fare la spesa da solo se non sei un pugile? Cioè, devi essere un pugile, se non sei nessuno, se no, non puoi fare niente. Sono sicuro che questo pugile minchia combatterà nella parrocchia, tipo contro i preti. Come vuoi dire, faccio pugilato. Basta che vi scrivete, possono farlo tutti pugilato. Ludo Manfre, trattino basso. Come bro, tutti quelli in discoteca che ti dicono, non sai con chi sto parlando, ho fatto pugilato, ho fatto i box, e poi li vedi partare un secondo dopo. Ci riprovo. Ludo Manfre, trattino basso. Bro, basta un proiettile, sei nella tomba. Come, questo commento... basta un proiettile. Io non ce la faccio, cioè non ce la farò mai a farvi capire certi concetti o esprimermi in modo giusto, ma mille commenti così, basta un proiettile se nella tomba, basta un coltello se nella tomba, basta uno sparo se nella tomba, ma sei immune ai proiettili. Cosa cazzo c'entra? Voi lo siete? Cioè, se fossi più secco lo sarei, se faccio pugilato lo sarei, mica mi immagino i Bruce Lee che fanno karate così, che gli sparano e fanno... Coglioni, anche se voi gli sparano morite, che cazzo c'entra? Sarà solo un vantaggio, no? Madonna del signore, non ho capito un cazzo. Semir trattino basso quartiero. I muscoli non fanno niente contro la cattiveria. Stesso concetto. Chi cazzo l'ha detto che avere i muscoli esclude tutte le altre cose? Cioè, un ragazzo muscoloso non può né saper combattere, non può avere armi lui a sua volta, e non può, cos'è che ha detto che non mi ricordo neanche più? Non può avere la cattiveria. Se i muscoli non hanno la cattiveria, solo i secchi ce l'hanno. Solo quelli che combattono hanno la cattiveria. Io non so dove, non capisco come non arriviate al concetto che avere, pesare di più, come esistono le categorie di peso apposta, e avere dei muscoli possa essere solo un vantaggio, fisicamente, possa essere solo un vantaggio. Poi tutte le altre cose, come può avere uno muscoloso, può avere un maranza, può avere qualsiasi persona. Però non so se arriverete mai a questo concetto. Vabbè. Io l'unico commento che ho trovato negativo sotto un video di YouTube era riferimento al video tuo e Lari. Vi siete fregati da soli perché avete fatto il classico allenamento d'Oped. Ma questi ormai... L'unico negativo che ho trovato. Classico allenamento d'Oped. Vi lasciamo qua il video in questione, era il mio allenamento con Lorenzo Lari, e ditemi se vuoi fare un allenamento da d'Oped. Non lo so. Vabbè, però la mia community è migliorata rispetto all'inizio. Sì, quello sicuramente. Quindi grazie. Infatti. No, io sono abbastanza contento della mia community, anche se potrebbe essere un format interessante da fare ogni tanto quando non sappiamo che video fare, soprattutto perché almeno così abbiamo la possibilità di rispondere a certi commenti, perché sotto i post sinceramente non risponderò mai a queste cagate. Cioè, i commenti negativi ho notato che arrivano nel momento in cui tu
provi a parlare di qualcuno, di qualcosa che fa qualcuno, o quando cerchi di... o quando qualcuno, c'è la possibilità che tramite un video qualcuno si senta un po' sminuito, si senta magari meno, si senta che fa qualcosa in più degli altri, ma il momento in cui una persona si sente criticata, cioè non criticata, ma si sente, diciamo, sminuita da un tuo video, subito lì pronta ad attaccare. Cioè, a vedere magari che tramite i social la vita degli altri va molto meglio di quella che sta andando a lui, quindi senti il dovere di poter criticare, di dare merda alla gente attraverso uno schermino. Penso che non abbia una vita troppo felice, non siano troppo proud di quello che stanno facendo, perché non ti viene, cioè se tu hai una vita stupenda, se tu sì, se te va tutto bene, prendo la corsa, cioè sei proprio boh, stai male tu con te stesso per poter rispondere così, cioè per immettere così tanto odio gratuitamente, cioè non è che dici una persona ti ha insultato e hai risposto all'insulto, no, cioè così gratuitamente una persona ti insulta, ti mette in odio, ti mette in negatività e soprattutto la gente che gli va dietro, cioè non capisco. O faranno per sentirsi meglio. Ma lavorate su voi stessi piuttosto che andare a mettere negatività sotto i video della gente, sotto i post. Tanto il karma vi ascolta sempre, ragazzi, il karma arriva sempre da voi. Più la vostra vita va male, più voi commentate in questo modo, reagite in questo modo, date merda agli altri. Più attirate negatività. Più merda vi arriverà a voi, quindi a noi non fatto non sega. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like, un commento, quindi... Scusate per chi si sente offeso in questo momento che non è una ragazza. E niente. Continuate a supportare. Tristi, siete tristi. Commentate che positivamente a questo video, perché so che la maggior parte di quelli che ci seguono sono ragazzi felici, motivati, che vogliono migliorarsi. E continuiamo così che spaccheremo tutto. Fanculo la negatività e fanculo tutti quei cerebro lesi, ecco, siamo il termine, che commentano queste robe. Lasciamo la vita brutta a loro, noi godiamocela. Creiamo una community positiva, good vibes. YOLO.